Poi. Buongiorno, Buongiorno bentornati. e benvenuti su Italia 1. Bentornati in un nuovo vlog. Io sono alle prese con la preparazione del pranzo di San Valentino. Sarà un pranzo semplicissimo: crepe salate e poi faccio il polpo condito perché ci è avanzato da, certamente non cotto, crudo. Ci è avanzato da Capodanno. Eccolo qua. Ieri sera l'ho scongelato ed ora lo vado a cuocere, infatti ho messo già l'acqua a bollire ed ora appunto vado a preparare le crepe salate, le faccio bianche con la besciamella, ma vi faccio vedere come le faccio. Ci vogliono 300 ml di latte, 125 grammi di farina, due uova e poi il burro per andare a cuocerle. Dovrebbero uscire una decina di crepe. Però dipende sempre dalla grandezza uno che le fa. Giustamente non le possiamo fare troppo piccoline perché altrimenti poi la farcia all'interno non ci va bene. E quindi ora procediamo subito perché sono già le 10. Nel frattempo Giuseppe e Cristian, Jacopo è ancora da mia mamma. Niente ragazzi, non vuole tornare perché il compagno di mia mamma c'ha anche lui la nipotina lì, che hanno praticamente la stessa età. Hanno, lei mi pare già fatto 4 anni mentre Jacopo li farà a maggio e quindi non vuole tornare, vuole stare là, ha dormito là, è la prima volta che Jacopo dorme fuori perché non ha mai dormito pure da mia suocera quando è capitato che volevamo magari lasciarlo, che lui voleva rimanere, poi verso le 10, le 11 ci ha sempre chiamato che niente ci cercava. E invece là è stato appunto perché c'è la bimba e mo vuole mangiare anche là e mo lo va a prendere oggi Giuseppe ed ora Giuseppe e Cristian andranno al locale che abbiamo scelto, andiamo a portare l'acconto per bloccare appunto la data e che Dio ce la mandi buona che a settembre andrà tutto bene, quindi una cosa è stata fatta, anche la chiesa, vabbè, quella in primis è stato fatto e ora man mano dovranno comunque susseguirsi le cose, bomboniere e tutto il resto. Amo su Gibinaco, poi mi ci piace Che vai proprio. c'è, Matt? Quale? Non ne Quale? Dopo cioè, me dici no, quale? mi ritmo dai 50 giubbini, Ma ma. che tempo ci vuole dei giubbini? No, ne tieni più. Me Hai buttato tutto allora, Maroni. Mio marito ha fatto una cernita grandissima di giubbotti. Poi vedrete domani. Non ha fatto niente proprio. Cioè, si è tolto 2 o 3 giubbotti, è veramente tanto. Vabbè, metto la preparazione delle crepe. Allora, mi sono munita di questi due frustini. Questo qua è per le uova, questo qua per dopo. Ora vediamo con quale mi trovo meglio. La prima cosa che faccio nella ciotola vado a sbattere le due uova. Io non so, Ci sta meglio. Allora, aspettate che calo un attimo il polpo nell'acqua che bolle. E forbice a plancia, spero che tutto ma quello. che ne sa, ci si forbici, i genitori, soprattutto. Maronna mia. Vediamo se c'è qualcuna qua. Sono sparite le forbici. Ah. Oh, ma sei addosso. Perché si deve là? Ma È perché così i tentacoli vengono più morbidi. Così si dice? Ah, si guarda, fa, guarda, tre volte. guarda, Se cosa non cazzo, guarda. riccia i cosi. Ok, le uova messe. Sbattiamo. Che si vuole pigliare Ikea? Costano pure poco, mi pare 1 euro, manco 2 euro, tutte e 2. Che costo? Che è se che la luna? Che se fa un no? Guarda, impara l'arte e mettila da parte. Che mi ha sembrato che mettere qui? Perché devo fare a fare qualcosa? E dico, sì, vengono belle spumose con questo qua. Vabbè, non si vede niente. Tieno doppio, una cosina a fare nel saggio. Ma lo sa fare la dimensione là. Ora metto un pochino di latte. Ora. Mo sa, forse non sa certa. E un po' di farina. Mescolo e poi dopo ne metto altro po'. Oh, ti ha metterato un po' di Ok, latte. altro po' di latte e un altro po' di Mettete che farina. secondo E continuo così finché non finisco tutti i prodotti. Allora, io uso proprio la padellina delle crepe che pagai pochissimo, mi pare attorno ai 4 euro, non ricordo se dai cinesi. E poi, ragazzi, faccio le crepe normalmente.
come tutti quanti conosciamo che si fanno, metto una noccina di burro, poi man mano quando serve ne aggiungo un altro pochino. Poi dopo vi faccio sapere precisamente con queste dosi e con questa padellina che secondo me sarà sui 22 cm di diametro, o 22 o 24. Ok, ho sciolto il burretto. Ora con il mestolo a cuppino prendo un po' di impasto. Aspettate un attimo, io non ho messo sale né niente, quindi questo impasto lo potete fare sia con la Nutella e sia salato. Ok, mettiamo così. Ed ora cos'è? E lasciamo cuocere. La prima capita sempre che viene un pochino più male di tutti quanti, perché comunque si assorbe più l'olio e poi non lo so perché. Ma la prima capita sempre che viene un pochino più male, poi tutte le altre presto verranno buone. E di qua c'è il polpo, che non so se farlo con le patate, insomma l'insalata con le patate, oppure semplice. Mo vediamo un pochino quanto si ritira. Perché comunque è piccolino, ragazzi, vedete, non è grande. Lo vediamo dopo a fine cottura. Come crepe ne sono venute 8 e questa qua mezza, quindi l'andrò a chiudere solamente a metà. Poi vado ad usare la besciamella, mortadella che ho preso all'MD e la provola, questa qua affumicata che ho preso sempre da MD. Ora vi faccio vedere come vado io ad assemblare il tutto. Però se non vi piace la mortadella all'interno potete metterci anche il prosciutto cotto, oppure l'arrosto di tacchino, arrosto di pollo, quello che più vi piace. Anche per esempio delle verdurine grattugiate, passate un attimo in padella, poi ci mettete un pochino di provola e basta. Magari se le volete un attimo un po' più leggere, però anche con le verdure potete metterci benissimo la besciamella. Allora vado a farcire il tutto, perché altrimenti si fa tardi, devo fare ancora i letti, devo lavorare un attimo anche al computer, perché poi oggi non posso, visto che la domenica abbiamo questo cenacolo che dura comunque 3 ore, dalle 3 alle 6. E quindi mi devo muovere ora, devo cercare di far tutto. Ne approfitto che sono sola e c'è un silenzio pazzesco. Allora, adesso le forbici sono sparite. In questa casa spariscono le forbici. Cioè, io non lo so, come le sta qua qualche forbicina. Prendo questa forbice qua che ho della scuola di riserva. Allora, metto un po' di besciamella sul fondo. Io utilizzo quella là già pronta, però non ci vuole niente per farla in casa. Adesso vado a cominciare. Allora, questa qua me la lascio per ultima. Iniziamo a farcire. Allora, spostiamo il piatto così vedete meglio. Vado a mettere un pochino di besciamella così. Poi mettiamo una fetta di mortadella, ce ne potete mettere anche 2, 3, quante ve ne pare, però dopo a fine che non si chiudono neanche bene, e una fetta di provola, e vado a chiudere e vado ad adagiare così all'interno della teglia. Semplicissimo, facilissimo, e vado avanti. Sono molto veloci da fare, ragazzi, poi sono soprattutto buonissime. Quello che potete fare magari, ecco, se avete da fare, che non avete tempo, che magari avete ospiti, volete dedicarvi alla pulizia della casa, alla preparazione della tavola, vi conviene preparare le crepe il giorno prima, poi le coprite con la pellicola. Per il momento non c'è bisogno di conservarle in frigo perché tanto fa freddo. E poi niente, il giorno dopo le andate a farcire e si cuociono in un attimo. Allora, ecco qua. Però io mi sa che devo prendere anche un'altra teglia.
Poi ci metto pure un pochino sopra di questa mozzarella già grattugiata che prendo sempre all'MD. Ok. Ed ora vanno in forno a 180 gradi fino a quando non sarà la superficie dorata, quindi una ventina di minuti. Bisogna sempre comunque controllare, però calcolate sempre una ventina di minuti. Poi se le volete ancora più besciamellose, o comprate un'altra confezione oppure la fate da parte, però così già va benissimo, altrimenti dopo vengono troppo piene di besciamella e disgustano. Quindi secondo me così sono perfette. Ed ora non ci resta che andarle ad infornare qui. Non ci fate caso che ho il cappello e la sciarpa, però prima sono andata a prendere i panni fuori, a stenderne degli altri e sono rimasta così. Allora adesso sto apparecchiando un attimo molto velocemente la tavola. Voglio fare con il cartoncino giusto tre cuoricini da mettere sotto al bicchiere. Mi muovo perché sono già mezzogiorno e mezzo e secondo me stanno per arrivare. Mi è venuto in mente troppo tardi di fare questa cosa. Io non ho preso il cartoncino rosso perché non volevo consumarlo, visto che ne so poi se servirà ai bambini. E niente, ho preso uno viola. Aspettate. Ok, ne taglio altri due di qua. Ok, andiamo. Ho apparecchiato veramente in maniera molto semplice, non so neanche se la posizione è corretta delle posate, ma non fa niente. Ma dopo accendo la candelina ed è, vi ripeto, molto semplice. Ho messo questi fiorellini qua che ho presi a Ikea, li pagai 1 euro l'uno e sono questo rosa. Ho messo in frigo, aspetta che me levo sta cosa, sono sembra una cretina, anche questa qua, ma dopo la apriamo. E basta, questo è quanto. Ah, mo vi faccio vedere pure le crepe terminate. In forno adesso ho messo le sfogliatelle, che le pagai 1 euro, ne erano 10, 5 già le ho fatte e ne sono rimaste altre 5 che presi all'MD in offerta 1 euro. E poi di qua, ragazzi, ci stanno le crepe pronte. Guardate qua, sono venute veramente una bellezza e sono sicuramente anche buone. E poi qua c'è appunto il polpo con le patate, che ora gli vado a mettere un goccino di limone e un po' di sale, cioè non adesso, appena cominciamo a mangiare. E questo è il nostro pranzetto. Non ho fatto nulla di chissà che cosa, tanto siamo solamente noi tre. Jacopo, vi ripeto, è da mamma, Jacopo e Vincenzo da mia suocera.
e quindi siamo solamente noi. Non so se Giuseppe ha preso qualche altra cosa, figuratevi, mi ha chiamato, ha detto devo prendere qualcosa. No, Giuseppe, non devi prendere niente. Comunque, mo finisco di pulire la cucina, ma mi ha avuto mal di testa, non so se è il freddo, ce l'ho solo qua. Mamma, questo è vino. Mandano anche gli auguri di gente. Dimmi. Aspetta. Buonanotte. Cin cin. Auguri a tutti quanti. Ovviamente ci mandano Vincenzo e gli auguri io. Però buon San Valentino a tutti. Auguri. È buono. Un po' salato io per buono. No, non ti piace. Però me. Un po' alla volta, mi devi dire. No, vabbè ragazzi, Giuseppe è sceso per andare a prendere Jacopo da mamma, no? È arrivato sotto casa di mamma e Jacopo, niente, non è voluto venire. E ha detto che Cristian, però chiudi un po' le porte perché stanno i musifoni accesi, se no si riscalda la porta e non si scalda la camera. Comunque ha detto niente, non vuole venire. E mo Giuseppe se ne è tornato a casa e lo portano loro stasera. Sono tornati i bambini a casa, è tornato Vincenzo, è tornato Jacopo, è tornato prima Vincenzo verso le 6:30 e poi è tornato Jacopo che erano verso le 7:30. E comunque ragazzi, una nuova notizia, a scuola non si andrà per altre 2 settimane. Io però si farà la live. Si farà la live, certo. Oddio mio, gna, faccio più. Ho tolto anche i panni da fuori, mo, però li piego domani. Ma la felpa! Però Cristian, mo lasciali stare. Mamma, tu vuoi la ninna qua? No, che faccia la ninna qua? Modo di là, ya, vinci? E quindi saranno a casa fino al 28 febbraio. Cioè, spegnila tu la luce. Sempre se magari non dovessero cambiare idea, che prolungano, oppure finisce sta cosa un pochino prima. Insomma, dipende un po' come va la situazione in questi giorni per quanto riguarda questi casi Covid. Questo è quanto, ragazzi, mamma mia, guarda. Siamo proprio sfortunati con questa scuola, ma soprattutto i bambini. Cioè, non si prende proprio un'iniziativa, niente. Bah. Buonasera. Qui ho piegato tutti i panni, ma però domani li devo usare. Non lo so chi è. Chi ha spostato? Tu, amo? Ma perché non li vai a mettere in corridoio? Chi è qui? No, lasci sta qua, perché se me quando corridoio e creatura mi fanno negare tutto cosa. Come l'hai scoperto? Solo se. Oh. Jacopo, allora com'è stato da nonna? Bene, ma mo sabato rivai? Sì. Sabato riva, sabato riva, andate, andate, andate con Dio. Comunque mo ci mettiamo a letto. No, Jacopo, i pupazzi no a mamma, eh. Mettiti nel tuo lettino e ci metti tutti i tuoi pupazzi, su. Comunque fa freddissimo, prima fioccava un pochino, però qua non attacca, ragazzi. Vabbè, ci vediamo al prossimo vlog. Vi mando un bacione grandissimo, Simo la spengo. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao.